I dipinti illegali che hanno diffuso messaggi sovversivi in tutta Londra nelle ultime settimane non sono opera di diverse persone, come ritenuto inizialmente, ma di un solo individuo. Il criminale, sospettato di avere legami con il gruppo terroristico DedSec, è mascherato e si pensa sia pericoloso. Le autorità consigliano di non avvicinarsi al soggetto. Prima vennero per gli stranieri e io non dissi niente, perché non ero uno straniero. Poi vennero per i manifestanti e io non dissi niente, perché non ero un manifestante. Poi vennero per i giornalisti e io non dissi niente, perché non ero un giornalista. E poi vennero per gli street artist, ma io non dissi niente, perché non sono uno street artist. Poi capii che alla fine sarebbero venuti per me e non ci sarebbe stato più nessuno a parlare per me. Salta su! Oddio! Dove la porto, sir? Tu guida! Ti dico io dove andare! Ok, scusi, signorina! Oh mio Dio! Direi che siamo in un bel casino! Andiamocene da qui! Penso solo che non se ne parli abbastanza, mi segui? Certo! E non c'è nulla di più ingiusto di questo! Sì! Di qua! Non poter fare quello che ami di più! Dopo una lunga notte, Londra è nel caos. Le strade principali della città sono bloccate. Centinaia di agenti di Albion armati. Bene, bene, bene. Benvenuto nella Resistenza. Ecco un regalo di benvenuto per i nuovi membri. A dopo. Poteva dirmi che era una dannata festa in maschera. Dai, provala. Il sospettato principale è stato identificato in David Ford, un tassista londinese di 43 anni. Non ha precedenti criminali, ma al momento si crede che sia un terrorista. Alla popolazione è stato chiesto di non avvicinarsi. Le autorità consigliano ai cittadini...